Gaeta si farà senz'altro apprezzare, ancora una volta, grazie ai suoi scorci incontaminati ed unici, in occasione della prossima edizione, la 73esima, della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. A concorrere, infatti, per il Leone d'Oro tra i tre lavori italiani in gara ci sarà questi giorni il film drammatico di Giuseppe Piccioni, girato quasi interamente a Gaeta tra settembre e ottobre dello scorso anno. A convincere uno degli autori più interessanti del cinema italiano, regista pluripremiato in Italia e all'estero, degni di nota ai 5 Davidi di Donatello con Fuori dal Mondo, è stata la Latina Film Commission di Rino Piccolo, che ha strappato in extremis questo progetto originariamente scritto per essere realizzato in Puglia. Interessante il cast che ha diretto Piccioni. Qualche nome: Margherita Buy, Maria Roveran, Marta Gastini, Mina Djukic e Sergio Rubini. In una città di provincia come Gaeta è la storia di quattro ragazze in età universitaria, la cui amicizia tra le vecchie mura del quartiere medievale di Gaeta Sant'Erasmo, di Via Annunziata e del lungomare Giovanni Caboto, non nasce da passioni travolgenti, interessi comuni o grandi ideali. Ad unirle non sono le affinità, ma le abitudini, gli entusiasmi occasionali, i contrasti inoffensivi, i sentimenti coltivati in segreto. Il loro legame è tuttavia unico e irripetibile, come possono essere unici e irripetibili i pochi giorni del viaggio che compiono insieme per accompagnare uno di loro a Belgrado, dove l'attendono una misteriosa amica e una improbabile occasione di lavoro. Con questo nuovo film nelle sale il prossimo 15 settembre, dopo l'esordio con la commedia, sceglie toni e colori del dramma per rappresentare di volta in volta nuovi aspetti del sentimento per eccellenza. Gaeta poi rinnova e riconferma la sua indole cinematografica e la città si è rivelata un inimitabile set cinematografico. Circa un centinaio, infatti, i siti della città vecchia, tra vicoli, abitazioni e angoli di bellezza storica e paesaggistica, scelte dal regista per le loro suggestive atmosfere, per l'architettura verticale e la vicinanza al mare. Espressione, come anticipato, la presentazione del film indirizza alla prossima mostra di Venezia, di sapore, di libertà e di speranza.